Al via i tanto attesi e temuti esami di maturità, 2.444 maturanti in provincia, di cui 1.242 degli istituti superiori della città che sono tornati sui banchi di scuola per affrontare la prima prova d'italiano, una prova blindatissima per garantire la serenità degli studenti ed evitare intromissioni esterne nello svolgimento della stessa. Calvino è stato l'autore proposto ai maturanti per l'analisi del testo e in particolare il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di Ragno. La traccia di argomento storico è stata incentrata sulla resistenza con un brano di Dardano Fenulli. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo, la frase del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai per la traccia di argomento generale. Quattro i temi per la stesura di un saggio breve o un articolo di giornale, per l'ambito artistico-letterario una riflessione sulla letteratura come esperienza di vita, per l'ambito socio-economico le sfide del XXI secolo e la competenza del cittadino nella vita economica e sociale, per l'ambito storico-politico il Mediterraneo, Atlante geopolitico d'Europa e specchio di civiltà. Per l'ambito tecnico-scientifico, la traccia è stata lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'elettronica e dell'informatica che ha trasformato il mondo della comunicazione che oggi è dominato dalla connettività. È una delle tappe fondamentali della vita, al di là di quelle religiose, battesimo, comunione, cresima, la maturità, gli esami di terza media prima e gli esami di maturità poi sono delle tappe che segnano dei passaggi della crescita della persona. E stamattina ho visto comunque che i ragazzi sono abbastanza sereni, anche perché i presidenti, le commissioni li hanno messi a loro agio, hanno cominciato a lavorare tranquillamente con assoluta serenità, devo dire. Non posso accennare agli argomenti che sono usciti, però penso che il saggio breve sia abbastanza fattibile da parte di tutti perché i ragazzi dispongono dei documenti, dei materiali su cui eventualmente lavorare, quindi penso che quella sia una delle scelte prevalenti.